Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di una tipologia di filato utilizzata soprattutto nel mondo dei bijou. Parliamo di un cordoncino in cotone cerato, perfetto appunto proprio per la realizzazione di queste creazioni e quindi sicuramente perfetto anche per dare sfogo alla vostra creatività. Analizziamolo nel dettaglio e vediamo ogni singola variante di colore disponibile. Allora, eccolo qui, il nostro cordoncino cerato, lo riceverete così, quindi sarà davvero molto pratico utilizzarlo. Ha uno spessore molto sottile, pensate solo di un millimetro, ma all'interno di questa pratica confezione ci sono ben 5 metri di cordoncino cerato in cotone, quindi ovviamente composto da fibre di cotone che poi successivamente vedremo come vengono lavorate per poi riuscire ad ottenere proprio un risultato come questo. Ma vediamo adesso tutte le 15 attuali varianti di colore disponibili e non sono poche. La variante che abbiamo visto finora è questa, il verde. Qui invece abbiamo l'arancio. Questo invece è l'azzurro. Il bianco, eccolo qui, magari in questo modo si vede anche meglio, eccolo qui il bianco. Questo invece è il blu. Poi abbiamo il bordeaux. Questo invece è l'écru. Qui vediamo il fucsia. Giallo. Marrone. Nero, oliva, rosa, rosso e infine il viola. Insomma, lo abbiamo visto in tutte le sue varianti di colore, ma analizziamo un po' meglio quelle che sono le varie fasi di questo cordoncino, che ovviamente, come dice il nome stesso, si compone proprio di fibre di cotone che vengono lavorate e subiscono una serie di processi che poi portano appunto al risultato che abbiamo visto poc'anzi. Quali sono questi processi? Innanzitutto queste fibre di cotone vengono lavorate sapientemente per creare quindi un cordoncino che sia molto stabile, compatto, unico, in modo tale proprio da essere sicuramente molto resistente e perfetto proprio per la creazione di bijou ma anche di macramé. C'è qualcuno che l'ha utilizzato anche per questo. Inoltre, subito dopo insomma aver creato questo cordoncino, ovviamente subisce anche dei processi di tintura proprio per arrivare ai colori che abbiamo visto prima, che non sono assolutamente dannosi, e terminato questo processo, per portarlo proprio al massimo del suo splendore e della sua bellezza, viene lavorato per renderlo ancora più stabile, compatto e togliere eventuali piccole imperfezioni che ovviamente possono sempre comparire, soprattutto dopo processi come questi. Un cordoncino insomma davvero unico, poi splendente, lucido e soprattutto, come abbiamo detto finora, davvero molto resistente, perfetto proprio per creazioni come queste. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo ovviamente di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, vecchi, nuovi, edizioni straordinarie, idee creative, di tutto e di più. Ci vediamo alla prossima, ciao!